Da una finestra piena dei girani che mandan buon odor de primavera, mi me godo star lì in pezzo la sera a guardare il color dei prai lontani, o ascoltare il cantar delle fontane, degli orti pieni de pazze e de verdura, a veder l'ultimo sol che l'empitura i monti e tutto il lac, de tinte strane. E mezzo a questo spettacolo de poesia, desmente i fastidi e dispiaceri, e me lasso cunardan sogni d'oro. Fra musiche deusei che canta in coro, fra fanfare e armonie dei chiliseri, dei campane che suona, Ave Maria. Oggi cari amici di Telegarda Appassionati di Dialetto, siamo ritornati con Giacomo Floriani, vedete? Naturalmente vi mando un caro saluto, spero sempre di trovarvi sempre in buona salute, pronti ad imparare sempre qualcosa di nuovo, quindi interessati sempre di più al dialetto. E come ho detto, vedete, siamo partiti con la lettura di una poesia di Giacomo Floriani, molto bella, intitolata Tramonti. Ecco, avete sentito che la voce non era quella solita delle mie collaboratrici eh, Milena Zucchelli, Rita Pellegrini, Bice Failo Carmelini, no, la voce era maschile, quindi non è una donna chiaramente. Ed è un personaggio che ho già avuto qui in due puntate precedenti. Che chi segue questa ammissione ricorderà certamente, perché ho qui ancora oggi il capitano Andrea Oxiglia, capitano dei Carabinieri. Carissimo. Andrea, Sandro, ben ritrovato. Grazie, grazie, buonasera a tutti. Sempre grazie in tutti. forma, ti vedo sempre. Grazie, sì, sì, sempre sì, sì. lettore. Avete sentito che non, ha, non riesce ad incepparsi, ma neanche se lo, lo chiamano con la sirena della gazzella dei Carabinieri. Eh? Non si inceppa assolutamente. Ha letto benissimo questa poesia, Tramonti E ho visto che la legge da questo. Libro che vi ho già presentato più volte, I Cinque Canzonieri appunto eh, di, in dialetto rivano di Giacomo Floriani. Eh, vi ricordo che è stato stampato grazie all'amico all Riccardo Maroni. Ecco, come mai eh, tu hai anche questo libro? Ho questo libro perché mi è stato regalato dal senatore Molinari, già sindaco di Riva del Garda, che approfitto per salutare qui. Una carissima persona. Che eh, ripeto, me lo regalò in occasione della vittoria del primo premio al concorso nazionale di poesia di Araba per lingue minoritarie eh, del 2009, eh, quando per l'appunto partecipai e vinsi con una poesia dedicata a Riva del Garda, che abbiamo già letto qualche trasmissione fa, certo. Im Riva Rivat, cioè Arriva Spira. E in quell'occasione volle invitarmi a, in municipio e mi donò eh, questo testo bellissimo, dal quale io trago ispirazione e del quale sono perdutamente innamorato, guai a chi è che me lo tocca, stocchi, guai, guai, e quindi ogni tanto si ispira anche per scrivere le sue poesie. Comunque Certamente. per chi non avesse visto in precedenza eh, il nostro capitano Andrea Auxilia, vi ricordo che lui è un grande appassionato, studioso, ha fatto la tesi di laurea, ha pensato un po' sul, sulla parlata cimbra, quindi è un grande studioso appassionato della lingua cimbra, di cui ci ha parlato molto bene in, nelle puntate precedenti. Ma ancora oggi, eh, attenzione, pur essendo partiti dal dialetto alto-gardesano di Giacomo Floriani, vogliamo ritornare ancora a confrontarci un po' con la sua lingua, appunto, che lui conosce molto bene, cioè appunto quella cimbra. E mi pare che tu, Andrea, hai detto che proprio Giacomo Floriani ti ha ispirato. Sì, sì questa, questa poesia di Giacomo Floriani, leggendola, mi ha fatto venire in mente, a posteriori, eh, a posteriori eh, una poesia che io ho scritto. Ehm, e che ha la stessa visuale. Questa poesia di Tramonto di Giacomo Floriani sembra una poesia scritta al balcone di casa mia. Mi spiace fare una, come dire, un'accezione eh, intimistica, sì, sì, è, ma è, comunque è una sensazione che ho provato leggendola a casa mia, la Altazhaus Schoenberg Auxilia di Folgaria in pieno centro al paese. Ecco, non di Riva del Garda, ma in Folgaria, in, folgeria, in folgeria, ha questo balcone che dà sul, sul paese, sul centro del paese, ma anche sulla Martinella, sul Finonchio, sul Stif, sulla stella sul circondario, circondario vi è la Fontana in sottofondo. Che continua a gettare l'acqua e pare che, che parli, come dice Florian. E quindi, io vedendola, ho collegato non soltanto a questa immagine di casa mia, ma l'ho anche collegata a una poesia mia in cimbro, che ha vinto un premio a Venezia nel 2011. Eh, che ho scritto proprio da quel balcone. E quindi vi è qualche eh, parallelismo che si può fare con questa poesia di Giacomo Florian, solo che la mia è in cimbro. Professore, ma ma magari, magari ritorniamo ancora a sentire qualcosa dai sì, leggici Va un... bene? Ecco, allora, e la poesia... anche la traduzione così possiamo forza, capire se veramente c'è questa attinenza che dicevi tu. La poesia si intitola Huala Lorenzen, i cioè in... tostar Elvira, cioè significa ah, eh, dunque, San Lorenzo dedicato a mia figlia Elvira. San ecco. Lorenzo perché è stata scritta il 10 agosto, perché il patrono, è San il, il santo patrono di Folgaria. Ecco, San santo Lorenzo, patrono di Folgaria. «Tannan undar Martinella zantat disa figgeroiter belt, bo tastar taur hundortian, Reiser, pit preise drescian dora beitzat die, dasan undar taugan, taugan, scusate, taugan, è il scorlandom, eh? Ce lo ricordiamo? Taugam. Ecco, Taugam. questo Taugam. lo ricordiamo, il taugan scorlandom, ma ambezzar zunor timper, Daz Boisege fun mainar al tambero, pit nuas creum prurte gare dar bo pronte birfad, precasi, im Aisan, un crumft galauta. Taz lazan, dagadencar un leban totan, taser richtan, ston arte Gazingar, Hold dar unzitadar, reme un Lebe. Ecco, questa recita mi serve anche per salutare i tanti amici che qui in, sono in Alto Garda, ma non sono italiani, sono di origine tedesca, perché voi sapete che ormai tantissimi tedeschi, austriaci, sono venuti qui non solo a passare l'estate, ma addirittura a vivere. Si torna un po' ai tempi del Courort, quando Arco appunto era la meta turistica delle teste incoronate, prima di tutto con l'arciduco Alberto nel 1872, quando ha costruito la magnifica villa e il parco. No? E quindi salutiamo con questa poesia cimbra, che sentite che ha delle chiaramente il il tedeschi, tedesco, tedesco certo, e quindi salutiamo che magari qualche, qualche tedesco che è qui e quindi dice ma che è successo? Mi sono collegato a qualche televisione bavarese austriaca. No no, siamo sempre su Telegarda. Eccolo Andrea però dai dici qualche, sì. ados, qualche cosa in italiano di questa sì, poesia la traduciamo perché altrimenti sì. non si riesce. E a la vedete di... scorrere così potete. San Lorenzo, a mia figlia Elvira. Pecci di martinella, dentate questo cielo folgaretano che assaggia i vostri cent'anni. Rapidi steli applaudono, l'ora l'inganna, li fronde di sole a onde, ma un rimbrotto a tramontana l'imbruna. Ciò che inquadro dal mio vecchio vetro, tra gronda, grole e gracili voci che fontana mi getta, si infrange nel bronzo di storti rintocchi. Cessino memoria di vite deposte, s'accordino stonate strofe, sarabanda di fremiti, epifania di vita. Le grole le, tutte, grole, le grole, le grole, le taccole, le no, i corvi, le cornacchie, sono vari sì. tipi. Bene, allora, anche oggi abbiamo fatto vedete, una digressione sul, sulla parlata cimbra, mi sembrava giusto proprio perché abbiamo un ospite che è, un, è diventato ormai un amico di Telegarda, di questa trasmissione. Un ospite però che. È uno studioso della parlata cimbra, quindi mi sembrava giusto anche per un po' aprire le menti dei nostri ma vi ringrazio perché professore il fatto sì. di poter parlare un po' di cimbro, no? questo cimbro veronese dei 13 Comuni Veronesi che è sempre stato rispetto al cimbro di Luserna un po' Più, ehm, un po' più abbandonato perché la, possiamo dirlo senza, senza particolari problemi: la, la legislazione a tutela delle minoranze linguistiche del Veneto non ha mai avuto la stessa forza della tutela invece eh, del legale Trentino del, del Trentino Alto Adige. E quindi mi fa piacere che in Trentino si possa parlare di, di, di Cimbro. Tanto che il testo che io, ehm, che io ho qui, dal quale leggo le mie poesie, non so se possiamo dirlo, ma insomma, è un testo che è stato pubblicato. Per quanto le poesie siano in cimbro veronese, è stato pubblicato nella provincia autonoma di Trento eh, l'assessore Mellarini fu così eh, lungimirante e gentile da capire che questo testo poteva essere utilizzato nelle biblioteche piuttosto che in alcune scuole. E mi fa piacere sapere che in Trentino è, eh, ha avuto un'ampia diffusione. Bene. Ecco, eh, scusate, questa digressione no, no, no. è necessaria per, per me perché perfetto, insomma, perfetto. il cimbro deve essere conosciuto perfetto. come tutte le altre lingue minoritarie. Allora, Andrea, adesso facciamo. Eh... Facciamo un po', se non, se non hai qualcosa da dire ancora su questa esperienza con Floriani, io andrei adesso a cercare di chiudere questa puntata con un, diciamo un gioco a ping pong. Cioè io ti lancio una pallina. Bella la racchetta, professore. Eh, ma è, la è. Immaginiamo di averla, eh? o se no facciamo con le, mani, eh? con le mani. Io ti lancio una, una, una pallina che in realtà è una parola dialettale e tu me, me, la, me la ributti con Un modo di dire, cioè con una frase che contenga questa parola. Per esempio, io ti dico bagolar che vuol dire tremare. Bagolar dal freddo. Bagolar, bagolar dal freddo. Ecco. Però a questo punto tu dovresti rispedirmi mm. una pallina. Con un termine qualsiasi? Sì? È il, è il bec, è il bec. È il, bec. bec. È il bec, che è il becco, non è il bec sì. eh, che è il caprone. No, è il bec. No, no. bec. Allora diciamo. Mettergli il back, cioè intromettersi, e questa potrebbe essere appunto la mia risposta. Io ti rispondo adesso con la parola busy. Bisi piselli? Eh. Capir bisi per fave. Cioè, che, che vorrebbe che, dire? Che vuol dire capire una roba per un'altra? Esatto, no. confondersi. Eh, confondersi. Tu cosa vuoi dirmi adesso? Spizza. La spizza, ecco la spizza con una Z, non spizza, ma spizza. Ecco. la spizza. Mm. Togliersi una bella soddisfazione. Ecco, potrebbe essere questa la parola. Un'altra parola potrebbe essere il GOS. GOS, non GOS. GOS con una bella O. Perché GOS sarebbe GOS, esiste? no? Go, il gos, GOS non mi pare gos che gos non esista. Non Adesso mi metti gos. in difficoltà gos. il GOS. Ma. Il gos, no, potrebbe no. essere il gos detto da quelle comunità che usano l'accento eh, chiuso. Esatto. Arriva, potrebbero dire il gos, ma non sì. penso. Mm -hmm. È il gos, è il gozzo. Ah. E tu cosa potresti dirmi? Dirla for dal gos. Eh? Quindi Di dirla votare, fuori fuori i butarla, votare. Dirla, denti, votare il sacco. Dirla, vota il sacco. Ecco. Eh. Allora potrei dire un altro termine, il al professore... Spuà. Spuà, dal verbo bello. spuar, sputare. Spuà sarebbe il participio passato, sputato. Mm. Ecco, a volte si sente dire in famiglia le proprio sopare spua, mm. cioè è proprio uguale a suo, a suo padre. Pensate un po'. Mm. Poi potrei dire. gatom. Sentite gatom, non gatom, gatom, gatom accento chiuso. Gatom, gatom. Carponi. Ah. Cosa na, potresti dire? Na, Naragatom. Naragatom, nara nara esatto, esatto, ah. esatto. esatto. Naragatom. E allora io potrei dire, visto che abbiamo parlate del gatom, il cagne. Il cagne, ecco attenzione cagne, alcuni vocabolari mm. scrivono cagne, ci mettono una I, è vero, l'ho visto. Cagne, sì, ecco noi diciamo di solito cagne. In Veneto è così semplice, perché è il è can. Il can, il can, risparmiate, risparmiate, risparmiate una lettera, le vedete, una, come dire, noi siamo una, una, i più spendaccioni, sì, pro sì, esatto, sì. prodighi. No? Prodighi. Sì, 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 esatto. Cagne, si potrebbe dire, c'è cioè quel bel detto, cioè quando si dice che nulla è proprio scalmo, essere fortunati come in can incesa. Pensate ah, che non è fottuta per niente? Essere come il in cane accesa, sì, Giusto. Potrei dire adesso... Tai. Taglio. Dargentai? Esatto. È petarla lì, finirla smettere, lì, smetterla, smetterla. Smetterla, giusto. Io potrei dire... Ah, questo è un termine un po' particolare, professore. Elekhet. Eh? Eh? Non è che c'è anche in cimbro. Elekhet... Ma, il bone sarebbe. Ma, bone, bone forse. Sì, ma non sì. è, no, pensavo ma scusate, ma come avevi detto il, il termine quasi che fosse... No, il termine esatto delle chette in cimbro non c'è. No, ho capito. No, no, anche perché nella lingua del 1200... Non ha tutto un vocabolario così, eh, così erudito, così evoluto. Certo. Non ce l'ha. Infatti, è più difficile scrivere poesie in cimbro veronese, perché è un, un vocabolario ridottissimo. Chiuso la parentesi: ecco, le e le chet, eh, che, che c è l'abitudine, il eh. vizio, ci appare l'ecchete, ci appare in lecette, ci appare le l'abitudine, prendere un'abitudine, prendere un vizio, giusto. le chete. Poi potrei dirti: ecco, questo termine. Lo possiamo trovare sui vocabolari lupia, noi diciamo luzia, lupia, cioè sarebbe la fame, un grande appetito. Tu cosa mi rispondi? Allora, mi viene in mente, ha fame, quindi mi, mi viene in mente subito, è infamaco come in luz, quindi pot 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 potrei dire il eh, gala lupia del luz. Gala lupia del luz, si può dire, Ah si può dire, ah, se può ecco, dire. Così, mi piace. E un termine invece che potrebbe molto semplice è la manega. La manega. La manega. La manega. Ecco, la però manega vuol dire anche gruppo, no? Sì. Se dici, ah, quelli lì è una manega dei matti. Pensate un la po'. Cioè, è un gruppo sì. di matti. Giusto. Attenzione adesso a questo termine, eh, Andrea. Sdinza. Slinza o sdinza? Sdinza, tu ecco, hai fatto giustamente un appunto. Si dice in alcune parti anche slinza, ah. noi diciamo sdinza. Quindi che è la, la scintilla. scintilla. No? Ehm far fa, fa oh. sdinze quando un bambino il popolo fa sdinze fa sdinze eh? cioè è vivacissimo è vivacissimo il fiore come si chiama? Lorenzo, Lorenzo. allora Lorenzo sdinza che si chiama Lorenzo ma dopo so lo si, si offende il sdinza no? Voilà, le sdinza, piccole le, sdinza, vera, le vera le vera boh. e allora eh, concludo con l'ultimo ping pong e te mm. dico Sandro speggio speggio specchio beh quando te dici l'elustro come speggio come speggio proprio specchiato, proprio pulitissimo. Bene, avete sentito, abbiamo giocato a ping pong con queste palline che vanno di qua e di là, in realtà con delle parole dialettali, con le quali abbiamo cercato di creare dei modi di dire, delle frasi. Penso che anche oggi non vorrei dire, ma siamo arrivati alla fine. Naturalmente ringrazio anche in questa puntata per questa puntata, il capitano Andrea Auxilia, con questo libro voi, voi. di Lino Gobbi, che raccoglie tutte le poesie in dialetto, tante, ma il titolo è in italiano e mi piace sottoporlo alla vostra attenzione perché è un libro significativo. Dice: Bisogna aver dato molto per capire che non si è fatto abbastanza. Pensate un po'. Bisogna aver dato molto per capire che non si è fatto abbastanza. Posso dire una cosa Sandro? Questo, ehm, il dono che mi fate questa sera del libro di Lino Gobbi mi inorgoglisce particolarmente perché da militare quale sono? Eh, sono un, un, un boccia in confronto boccia. a Lino Gobbi e quindi l'ho conosciuto, ho avuto modo in varie cerimonie di stringergli la mano, ogni volta è un'emozione questo titolo e racchiude in sé proprio eh, il, il motto dei, dei, come dire, dei, degli alpini, il tasi e tira. No? Quindi bisogna aver dato molto, eh, il tirar, per capire che non si è che fatto abbastanza, abbastanza, tasendo. Quindi, Quindi secondo, secondo me è proprio, proprio l'emblema della vita di quest'uomo, che l'Alto Garda ricorda sempre, a dire la verità, con, con grande affetto, e che, come di, lo, lo custodisce come fosse una reliquia, perché e è proprio una guai se mancasse alle celebrazioni Allora porterò i saluti a Lino che vado a trovarlo domani o post domani un caro abbraccio del Capitano Xigna, l'arma dei Carabinieri sempre, non è mai buono stare fermo la obbligai i fiori a non arpare un bici perché la passarebbe cascato nella fita, se fermata perché passava la macchina, perdeva l'onda che casca e nella fita. per fortuna che passava due Dossiori e la tira su insomma, ma lei è su come in Lugherine eh? è in lugerime, però lei è VIF come in putelotte non sta mai fermo tanti saluti anche. a Lino Gobbi quindi dal capitano Andrea Auxilia naturalmente il saluto eh, adesso lo rivolgo io all'Andrea Auxilia grazie, grazie a voi per questa opportunità grazie di questa esperienza che mi avete dato, grazie naturalmente grazie così ho avuto modo di presentarvi anche la parlata cimbra quindi è stato un modo veramente per aprire la mente su questa lingua minoritaria che ha il pregio appunto di contenere in sé tantissime cose del passato che bisogna cercare di conservare, di valorizzare e di portare l'attenzione delle nuove generazioni, perché contengono anche insegnamenti utilissimi per saper vivere bene l'oggi, oggi particolarmente un periodo molto critico che bisogna saper cogliere ma anche vivere eh, con la capacità e l'esperienza che può dare appunto. Eh, le lingue del passato come il dialetto Alteo Guardesano. Quindi di nuovo grazie al capitano Andrea Oxida, che spero veramente. di rivedere. Tua, gli auguro di vincere altri premi. Speriamo in bene. Un Speriamo saluto anche alla famiglia che naturalmente vedrà tutto certo, questo dialetto cimbro certo, dentro, certo. in casa e fuori. Naturalmente ringrazio voi come sempre che siete stati con noi. Spero che. La trasmissione sia stata interessante, anzi, sono sicuro per l'argomento. Naturalmente, vi aspetto alla prossima puntata. Ricordando che non è troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao, e arrivederci. arrivederci. arrivederci.